Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi partenza da Maggia in direzione del Passo d'Eva e l'obiettivo di oggi è quello di arrivare in cima alla valle e praticamente discendere dalla Val Verzasca. Ci sarà anche un bel laghetto da visitare, il laghetto di Sarnanes, e dato che le giornate si stanno sempre più accorciando, diamoci da fare. Your voice stuck in my brain. We never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. 'Cause when the daylight comes, I still lose. Prima pausa, noi siamo praticamente qua. Partenza da Maggio. E qua non si vede bene perché della connessione, ma questo è il punto d'arrivo. Siamo circa a metà. E qua ancora c'è da salire, probabilmente il passo più o meno in quella zona, sì, è circa lì davanti e niente, dopo un'oretta non è male. Eccoci alla Valpe Masné, appena sotto la bocchetta. Adesso dovremmo essere circa 1700 metri e a ridosso dello scollino. Sentiero molto bello, fatto con molto piacere anche se bello stancante. E nulla. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. So if you love me. Eccoci ad Alberg, 1009 circa. Ancora 35 minuti. Eccoci finalmente sul Passo d'Eva a 2030 metri. Adesso non vedo l'ora di far volare il drone, è già lì pronto e niente, godiamoci lo spettacolo. Eccoci alla capanna di Starlaresk, probabilmente l'unica volta in cui ho pronunciato bene il nome, almeno così credo. Magari era giusto fino a poco prima. Laghetto e concione di Annaska, stupendo. Adesso ho due opzioni, quella di prendere il sentiero alpino, che è da questa parte, o il sentiero classico rosso di lì. C'è solamente da dire che ok, uno alpino uno no, però tipo quello alpino non c'ha neve quasi, mentre l'altro un po' lì sì, un po' sì. Boom, vado per quello alpino, brione, non c'è scritto il tempo, però presumo siano 2 ore. Che posto wild. Dovrebbero abolirle le salite dopo la... si è iniziato a scendere. Bello. Qua una fotina ci va. Beato quello che abita lì. E
come sempre io sono in modalità corri che perde il bus. Quasi arrivati, siamo parte alta di Brione, mancano ancora forse 5-10 minuti e siamo giù in paese. E niente, si conclude qua la mia uscita, spero che vi sia piaciuta, spero anche che le riprese del drone vi siano piaciute e nulla, vi auguro una buona giornata e al prossimo video. Devo cambiare sto vizio di correre sempre per prendere il bus, sì, devo cambiare.